goes on and on and on. Bravo amore! Buongiorno a tutti! Preciso che l'intro in realtà non era questa all'inizio, perché io l'ho fatta al sushi, però mi sono accorto che l'ho fatta in slow-mo e quindi diciamo che devo rifarla. Allora, quest'oggi vi porto con noi perché Aurora mangerà ufficialmente al sushi come una maiala, nel vero senso della parola, perché so quello che abbiamo registrato. Quindi non dico altro, guardatevi il video e divertitevi. Ah, per una volta lo dico inizio video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Partiamo già male, signorina. Hai già rubato il bicchiere del papà. Ma allora, cosa possiamo ordinare? Allora, menù cinese, no. Menù cena. Ah, è tutta roba nuova questa. No, antipasti. Allora, Aurora va matta per gli edamame, quindi direi di partire subito con questi, con due porzioni. Li ordiniamo. Poi ravioli di carne. Via! Bellissima, questa modalità così. Zac. Boom. Allora, partiamo nell'ordinare uno, due di questi. Sono pezzi da otto. Poi. Dato che la piccola Aurora sta già arrivando il tutto. Grazie. La nonnina, prendiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e intanto, ah, questo qua amore, guardiamo, 1, 2, 18 pezzi, tanto ordiniamo questo, boom. Allora, ci hanno insegnato un trucco, ovvero quando vai a mangiare sushi, sì amore, guarda, questo è per te, guarda, pronta? Aspetta, te lo taglio papà, perché scotta tanto. Una, due, tre. No amore, papà è rinco. Tanto ti do questi, eh. Papà ha fatto strage. Top. Forchettini intanto. Comunque vi dicevo, quando vai a mangiare sushi c'è il trucco, devi partire dal freddo ed arrivare al caldo. Non guardate Aurora che sta mangiando i ravioli, perché se mangi freddo prima e caldo dopo, dicono che riesci a mangiare molto di più. Va. Vai nonnina. Amore, guarda papà cosa ti dà. No, tieni qua. Guarda, sì. Tieni qua. Nonnina, lei li vuole qua. La nonnina non sa Aurora che è diventata un'esperta nel mangiare. Grazie mille per il bicchiere. Ah, che srato, non ce la faccio con uno. No, Aurora. Questo niente, lo mangia papà. Papà lì da questi, guarda. Ferma. Due. Tre. Oh. Beccia, buono. Tutti. Amore, hai sputacchiato tutto. Prego. Vogliamo quanto mangi, dai. È arrivato tutto quello che ho ordinato. Il problema è che ho sbagliato a ordinare. Devo aver ordinato quello vicino e quello con i cetrioli. Quindi mi sa che la mia dolce mammina se li mangerà lei. Però non ci arrendiamo di vita. Guarda, vuoi assaggiare? Tanto questo è solo il riso, papà ti leva il salmone attorno perché magari il crudo ancora no. E la Philadelphia. Senti questa. Senti qua. Oh. Amore. Ti piace? Senti. È buono, vero? Ancora? Dai. Miam. Amore, sei un razzo nel mangiarli, è davvero? La nonnina dove ha messo quelli? Dai, guarda quanti! Scottano! Tanto sappiamo che te li mangi tutti, ne regali uno al papà, uno solo. Miam. Vai. Miam. Buoni, vero? Sono proprio buoni. Non li avrei mai mangiati io, però. Una volta che li provi sono davvero buoni. Gnom gnom, via. Ancora. Ancora un po' e poi basta. Poi ti prendi anche il riso, papà. Guarda che servizio. Oh.
vai. Vieni, tutta tua. Piano piano. Piano piano, piano piano, piano piano. Papà! Dimmi, amore. Mangia, mangia, dai. Guarda cosa è arrivato al papà. Papà una volta questo lo odiava, amore. Ah, te no, tu sei ancora troppo piccola, però. Bacio. Dai un bacio, dai. Dai un bacio. Dai un bacio. Bacio o no bacio? No, amore. No, 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 non vuole papà. No, no, no. Mangia te. Brava. Ma un bacio me l'hai dato. Dico, dai un bacio. No, ma non è un bacio questo. No, per terra, Aurora. Dammi un bacio. Ehi. Ruffiana. Ancora avanti che mangi sti cosi. Guarda il papà, ha finito tutto. Però papà vuole ordinare qualcos'altro ancora. Allora, guardiamo il menù. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Menù. Menù cena. Papà vuole. Allora, la nonnina. Guarda, guarda questo. Vediamo uno, due, tre. Cinque. Lascia stare la nonnina, lascia stare la nonnina, amore. Poi. Dobbiamo fare quello giusto questa volta, quindi prendiamo questo. Cioè, uno. E. Cosa vuole mangiare la piccola Aurorina? Cosa mangiamo? Cosa può prendere il papà che se tu non mangi, mangia lui? Perché se no ci ammazzano, ci ammazzano, ci ammazzano, ci ammazzano. Spinini di gamberi, amore. Ci sta, tanto è cotto. Questo ti piace, guarda. Paf. Inviamo e aspettiamo che arriva, bene? Paf. Ti sei mangiata due ciotole di... di... Hai fatto rottino, guarda. Sì, hai fatto rottino, vero? Sì, povero Billy. Guardate che c'è anche Billy. 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 Oh, questo che è arrivato era quello che volevo. Praticamente è quello con il gamberone dentro. Oh, tata, hai finito due cosi. Adesso arrivano i gamberi, mannaggia. Mi immagino domani quando fai la cacca, Aurora, cosa viene fuori. Oh, ecco arrivati. Tieni, nonnina. Prego, sono tutti tuoi. Mangia. Mamma. Ma adesso arriva il tuo, amore, adesso arriva mamma, il tuo. Mamma. Allora facciamo i ladri. Dai che facciamo i ladri. Proviamo la Filadelfia. Grazie. Guarda cosa è arrivato. Guarda. Questo ti piace, amore. Questo è veramente veramente buono. Ah, vuoi ancora questa? Rubiamo tutta la Filadelfia alla nonna. Che problema c'è? Vai. Oh, ancora? Oh, dai, vieni. Oh, hai che ti sporca sopra. Oh, bidi. Oh. Guerra in corso. Assaggia, dai, come sono? Dai, assaggiali. Facci la reazione. Dacci il tuo giudizio. Come sono? Attenta che te li ruba la nonna. Attenta che te li ruba. Prendi l'Aurora. Non si urla. La piccola ha ancora fame. Gli sono piaciuti un sacco, quindi dato che papà ha ancora un buchetto, ne prendiamo altri due di spiedini. Ordiniamo. Bomba. Amore, poi dobbiamo lasciarci un buchetto. Tieni che vuoi un goccio d'acqua. Dobbiamo lasciarci un buchetto, quelli di gelato, perché qua fanno gelati, fanno dolci più che gelati. Tieni duro. Vai, bevi. Fanno dolci molto particolari. Guardate se lo faccio io. Sei pronta? Guarda. Non puoi dire alla nonna, ciao, guarda. Ti sta vedendo, la nonna, lo stesso. Raga,
Mentre attendiamo gli spiedini, allora guardiamo cosa c'è di gelato. Questo è classico. Allora, a me ispira un sacco la banana in tempura e alla nonnina. No, nonna, troppo facile qua. Devi mangiare qualcosa di strano. Adesso scegliamo qualcosa di strano a caso per la nonnina e dopo vedremo la sua reazione. È arrivata anche l'ultima dose. Amore, c'è anche un pezzettino per il papà. Oh, cincino. No, amore, era del papà. No, no, lascia questo. Lascia questo. No, amore, del papà. Molla. Ti fai male, amore. Grazie, 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 grazie. Buonissimo, davvero buono. Ti piacciono, vedo. Colpisci la nonna? Guardate la nonnina cosa si è ordinata. Guardate. Mori, senti, assaggia. Dai, tieni. Mentre papà si è ordinato la banana. Allora, assaggiamo tu, reazione in diretta, guardiamo com'è. È calda? È già, un limetto. È buonissima, davvero è buonissima. No, 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 il gelato della nonna. Amore, guarda cosa ti ha fatto portare il papà, dato che stavi rubando tutta la panna alla nonna. Tieni. Oh, dai, tutta tua. Amore, piano piano però, No, 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 con le manine. Pezzetto alla volta, dai. Buona, buona. Madonna, allora hai fatto un disastro. Pago io o paghi te adesso? Come paghi te? Paghi tu adesso. Paga Bing. Facciamo pagare a Bing. Dai Bing, vai a pagare, dai Bing, tira fuori le carotine, vai a pagare. Facciamo che paga il papà questa volta. Domani paghi tu. Perché vi finite non sentirmi, Aurora? Aurora, domani paghi tu. Ehi, ehi, paghi tu domani. Niente, fa finta di non sentirmi, fai qualsiasi altra battuta. Hai ancora fame? No, fa finta proprio di non sentirmi, basta, ha perso la bambina. Va bene, Aurora, me lo ricorderò. Amore, stai portando a fare la passeggiata a Billy? No, non funziona così. No, su, cacca. Dai su. Mannaggia. Dai ancora. Dai. Buttalo per terra, Cammina piano piano, brava. Brava, Billy, vai piano, Brava, Aurorina. Niente. Dopo una super cena e una mini camminata abbiamo portato a spasso il piccolo Billy. Comunque Aurora non ha pagato, ho dovuto pagare io. Lasciala tranquilla. Guarda cosa tira il papà. Il biscottino della fortuna. Lo vuoi? Oh, mannaggia, papà l'ha distrutto, amore. È sveglio il papà. Ti leggo cosa c'è scritto. Allora, c'è scritto. Questo è in inglese, questo è in italiano. Una parola giusta al momento giusto può chiarire la situazione, amore. No, è venuto per terra, mannaggia a te. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti, perché tutti i giorni, come vedete, esce qualcosa di nuovo, di diverso, soprattutto di molto, molto a portata di mano. Dai, tieni, finiamo questo. Guida, Mike, Pau, e allora è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Sei sempre che mangi. Ciao!